La pizza è il prodotto gastronomico più conosciuto e amato nel mondo. Colorata, profumata, saporita, è il simbolo della creatività italiana e racconta la storia di un territorio. La pizza è alimento e rito. È un piatto povero e nobile al tempo stesso che riesce continuamente ad innovarsi in un tricolore carosello del gusto. L'abilità dei maestri pizzaioli salernitani consiste nel saper coniugare l'antica tradizione partenopea con le numerose eccellenze locali. Il pomodoro dell'agro nocerino sarnese, trasformato da aziende che lo esportano in ogni parte del mondo. I prodotti caseari, come la mozzarella, regina delle tavole italiane, e l'olio, dorata miscela prodotta dagli ulivi delle colline salernitane. Ma come nasce il capolavoro della pizza made in Salerno? Sono Marco Di Pasquale, faccio il pizzaiolo da quando avevo 14 anni. Nella pizza c'è la mia vita e la mia terra. Il salernitano Marco Di Pasquale, fondatore della catena di pizzerie Il Giardino degli Dei, è uno dei più apprezzati pizzaioli campani. Vincitore del campionato del mondo della pizza nel 2006, detentore del Guinness World Record per il maggior numero di pizze prodotte in 12 ore, e giudice in diverse manifestazioni nazionali, è il rappresentante della tradizione della pizza made in Salerno, un campione della cucina e della genuinità. Fare il pizzaiolo è una scelta, è un mestiere che non si improvvisa. Qual è il segreto per una pizza di qualità? Sicuramente gli ingredienti. Sono i dettagli a fare la differenza. Bisogna scegliere le migliori materie prime. Ad esempio, io seleziono personalmente tutto. La farina, il pomodoro, l'olio e la mozzarella. Tutti i prodotti della mia terra, perché la pizza deve raccontare il mio territorio. Tutto comincia dall'impasto e dalla scelta di una farina di qualità. La farina è l'anima della pizza. Il grano deve provenire da un'agricoltura naturale, senza l'uso di pesticidi e sostanze chimiche. La produzione, realizzata con tecnologie di ultima generazione, permette di ottenere un prodotto di elevata qualità, adatto all'utilizzo per l'impasto della pizza. Gli ingredienti per preparare un impasto sono i più semplici ed essenziali. Farina, acqua, sale e poco lievito. L'impasto non deve crescere velocemente. La lievitazione deve essere lenta e naturale. Così possiamo assicurare alla pizza un'alta digeribilità. Il rosso della pizza made in Salerno è il pomodoro dell'agro nocerino sarnese. Conosciuto in tutto il mondo per il suo gusto inconfondibile, è uno dei prodotti traino dell'economia locale. La salsa di pomodoro è il frutto di una meticolosa lavorazione che, nel rispetto delle antiche tradizioni, ne esalta qualità e sapore. Dopo l'impasto, il pomodoro è il primo passo per una pizza di qualità. Bisogna distribuirlo così, in modo omogeneo. Il sapore è fondamentale. La mozzarella è l'oro bianco della provincia di Salerno. La sua particolare lavorazione è data dalla filatura a caldo che le conferisce diverse forme. Di latte vaccino o di bufala, la scelta ricade sulla classica forma tondeggiante con una bassa quantità di grassi e acqua che consentono al maestro pizzaiolo di lavorarla con maggior facilità. La buona mozzarella di Salerno è l'ingrediente indispensabile per una pizza da campione del mondo. Solo
solo con la buona mozzarella la pizza ha più sapore. Deve essere compatta e rispettare i giusti tempi di cottura. La vera pizza è ricca e gustosa. L'olio d'oliva è uno degli alimenti principali della dieta mediterranea. Ricavato dagli uliveti che popolano le colline della provincia di Salerno, è sinonimo di eccellenza per il gusto marcato e le grandi proprietà nutritive. L'utilizzo di moderni processi meccanici nella fase di lavorazione, senza ricorrere a sostanze chimiche, preserva la qualità del prodotto e le sue caratteristiche, che ne fanno il condimento ideale per la pizza made in Salerno. Farina, pomodoro, mozzarella e olio. La pizza made in Salerno è il risultato della sapiente combinazione di queste ed altre eccellenze del territorio. Ma soprattutto è il frutto dell'ingegno e della creatività dei pizzaioli locali, capaci di dar forma ogni volta ad una piccola opera d'arte che accompagna i momenti più belli della nostra vita. La pizza appartiene ad ognuno di noi. La pizza è ricordo e condivisione. È un modo per dire stiamo insieme. È la felicità, divisa in quattro spicchi.